Questo disco a ghiaccio secco sta ruotando con velocità scalare costante intorno a un punto fisso su un tavolo. Per mantenerlo sulla sua traiettoria circolare è necessario che sia legato con un filo al centro di rotazione. Se il filo si spezza, il disco infatti si allontanerà su una linea retta. Il filo esercita sul disco una forza che lo costringe a restare sulla circonferenza, muovendosi con una velocità che in ogni istante è tangente alla traiettoria. Quando tagliamo il filo, questa forza scompare e per il principio di inerzia il disco inizia a muoversi di moto rettilineo uniforme, con una velocità che ha la stessa grandezza, direzione e verso che aveva nell'istante in cui il filo è stato tagliato. Quindi il disco vorrebbe muoversi in linea retta, ma la forza esercitata dal filo lo tira verso il centro di rotazione, costringendolo a modificare continuamente la direzione della velocità. L'accelerazione che corrisponde a questo continuo cambiamento di direzione del vettore velocità, come già sappiamo, è l'accelerazione centripeta AC, che in ogni istante è diretta verso il centro della circonferenza. Per la legge fondamentale della dinamica, a questa accelerazione corrisponde una forza, la forza centripeta FC, diretta anch'essa in ogni istante verso il centro di rotazione. La forza centripeta è tanto maggiore quanto maggiore è la massa dell'oggetto che si muove di moto circolare uniforme. Nel caso del nostro disco a ghiaccio secco, la forza centripeta è esercitata dal filo. Per un'automobile che percorre una curva con velocità scalare costante, la forza centripeta nasce dall'attrito tra le ruote dell'auto e la superficie della strada. Per un satellite che ruota intorno alla Terra su un'orbita circolare, il filo invisibile che lo tiene legato alla Terra è la forza di gravità, cioè il suo peso.